L'Organizzazione Mondiale della Sanità lo considera un importante problema di salute globale che può mettere le persone ad alto rischio di morte per cirrosi e cancro al fegato. Di epatite B parliamo oggi con Patrizia Burra, professoressa di gastroenterologia del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche dell'Università degli Studi di Padova e responsabile dell'unità operativa dipartimentale trapianto multiviscerale dell'azienda ospedale Università di Padova. Buongiorno, professoressa, e benvenuta. Buongiorno a voi e bentrovati. Entriamo subito nel merito dell'argomento. Cos'è l'epatite B e come si manifesta? Quali sono dunque i sintomi? L'epatite B è un'epatite provocata da un virus che insieme ad altri virus, come ad esempio l'epatite C, noi chiamiamo epatotropi, vuol dire che sono virus che prediligono come bersaglio il fegato. Ecco perché abbiamo un danno fegato causato da questi virus. Può manifestarsi in diversi modi. Noi possiamo contrarre l'infezione e, ad esempio, non ha sintomi, quindi è un'infezione asintomatica. Si può manifestare con un'epatite acuta, in questo caso si caratterizza da sintomi molto specifici inizialmente, quindi soprattutto stanchezza, inappetenza, qualche volta qualche dolore articolare. Poi però l'epatite acuta franca si manifesta clinicamente con quello che viene definito ittero, ossia questo colorito giallastro della cute, chiaramente è un campanello d'allarme per chiunque nel sospetto di un'epatite. Diciamo che l'epatite acuta è un evento che nella maggior parte dei casi guarisce spontaneamente senza cure, soprattutto nelle persone giovani che hanno un sistema immunitario più attivo. Una piccola percentuale può invece evolvere verso la forma cronica. La definizione di epatite cronica si ha quando per 6 mesi gli indici di funzione epatica, in questo caso le transaminasi, restano alterate e l'epatite cronica poi può avere la sua evoluzione. Se posso, una piccola parte, diciamo, di queste forme, per fortuna diminuite nel tempo, è di epatite chiamata una volta fulminante. Il termine giusto sarebbe insufficienza epatica acuta. Già il termine fa capire che questa è una forma molto severa, è quasi scomparsa nella nostra popolazione, però abbiamo una casistica di persone che arrivano da altri paesi endemici per l'epatite B, l'epatite fulminante che può portare addirittura al trapianto, purtroppo ancora esiste. L'età di insorgenza incide in qualche modo nell'evolversi della patologia? L'età incide non soltanto l'età va con alcuni altri fattori. Quindi, come dicevo, il giovane è un paziente che ha un sistema immunitario più attivo e quindi questo porta ad una diversa reazione a tutte le infezioni virali. Il paziente anziano ha un sistema immunitario ridotto. L'età può essere diversa a seconda della risposta ai virus nel sesso maschile e femminile. Perché? Perché nella donna l'età è diversa. Il condizionamento, diciamo, dell'età può essere diverso a seconda che siamo in età fertile e in età menopausale. Questo è un argomento che proprio specificamente si è notato proprio nell'epatite B e anche nell'epatite C. Quindi non è soltanto l'età, è l'età insieme al genere che può fare la differenza nella risposta. Quindi, in sintesi, le donne in età fertile sono protette dagli estrogeni proprio, quindi hanno una minor frequenza di un'epatite di tipo B. Quando diventano donne in età menopausale, soprattutto nella menopausa avanzata, si avvicinano sempre di più ai maschi, quindi diventano con lo stesso rischio perché perdono l'effetto protettivo degli estrogeni. Come si contrae, la malattia? Questo è un argomento molto importante, che soprattutto i più giovani devono tenere presente che ancora oggi, nonostante siano decine di anni che parliamo di epatite B, ancora oggi il rischio persiste. Si contrae con dei fattori di rischio che sono prevalentemente la trasmissione attraverso il sangue contaminato, quindi vuol dire che tutto quello che sono oggetti acuminati, possono essere le siringhe, possono essere gli aghi usati ad esempio per i tatuaggi o usati per il piercing, che sono stati a contatto con il sangue della persona infetta, può trasferire l'infezione. Un altro tipo di trasmissione può essere data da rapporti sessuali non protetti in persone a rischio. Ancora una volta, non è tanto il rapporto sessuale in sé per sé, è presenza di lesioni mucose che rappresentano una soluzione di continuo, quindi ancora una volta il sangue infetto passa attraverso le lesioni della mucosa dell'acute e infetta l'altra persona.
E la terza modalità è quella della trasmissione cosiddetta verticale. Una mamma che infetta può infettare il neonato, quindi la trasmissione da madre a neonato. Come si effettua la diagnosi di epatite B? Se noi parliamo di infezione, dobbiamo sospettare che ci sia un'infezione, perché come dicevo alcuni di questi casi possono essere completamente asintomatici, quindi non li sospettiamo. Se sospettiamo un'infezione, facciamo una valutazione della funzione del fegato, quindi l'aumento di alcuni indici, tra cui soprattutto le transaminasi, possono orientarci verso un danno epatico da causa virale. La conferma al giorno d'oggi è molto chiara, perché i marcatori del virus non solo ci possono confermare che si tratta di un'infezione da epatite B, ma anche addirittura dirci se questa è un'infezione molto recente, se è un'infezione invece remota e se è un'infezione attiva oppure se è un'infezione non attiva. Quindi i marcatori virali del virus B ci permettono di stabilire il momento o comunque il periodo, più che il momento, in cui si è contratta l'infezione, soprattutto l'andamento dell'infezione e l'attività virale. Ed è su questo che ovviamente noi interveniamo poi con i farmaci. Esiste ad oggi una terapia? Quali sono le cure che vengono adottate per il trattamento dell'epatite B? Sì, come dicevo, in base alla positività a livello, quindi alla, anche alla quantità di virus circolante, si decide di trattare il paziente con degli antivirali. E da anni abbiamo degli antivirali di terza generazione assolutamente efficaci, molto sicuri. Diciamo che l'unico limite che alcuni di questi farmaci possono avere è una diciamo lieve insufficienza renale, possono agire un po' sull'aumento della creatinina, che è un marcatore di funzione del rene, però ad oggi ci sono anche gli stessi farmaci, quindi la stessa famiglia di farmaci, con una variante di farmaco che è meno nefrotossica, che può essere preferita in questi casi. Si guarisce dall'epatite oppure rimane cronica appunto per la vita? Anche in questo caso dipende da quando iniziamo la terapia. Quindi se iniziamo la terapia all'inizio, possiamo far diventare negativo il paziente, quindi bloccare completamente l'evoluzione della malattia. Se invece la terapia inizia quando la forma è già avanzata, possiamo rallentare la progressione della fibrosi. Se la malattia viene scoperta quando purtroppo abbiamo già uno stato di cirrosi del fegato, in questo caso si tratta di mantenere, di evitare ulteriori complicanze del fegato, ulteriore evoluzione della malattia, come purtroppo l'evoluzione in malattia neoplastica, che si chiama ecotocarcinoma. Quindi è fondamentale capire, ma soprattutto intervenire negli stadi più precoci di malattia. In questi casi questi farmaci possono far diventare completamente negativo il virus. A che punto è la ricerca nello sviluppo di nuove terapie? Diciamo che la ricerca sta andando in due direzioni. Uno, nella possibilità di identificare in che pazienti, per far seguito alla domanda di prima, che sono guariti, se vi è la possibilità di sospendere i farmaci. Questa è una ricerca in generale più che sui nuovi farmaci, mentre la ricerca sui nuovi farmaci sta svolgendo soprattutto su un altro virus che vive a spese del virus B, che si chiama virus Delta. In questo caso finalmente, dopo anni e anni di ricerca, abbiamo dei nuovi farmaci che dovrebbero agire direttamente sul virus Delta, il quale nel passato è stato trattato soltanto con interferone, perché anche se noi curiamo il virus B non necessariamente riusciamo a distruggere il Delta. Quindi è molto è un virus piccolo, ma assolutamente fortemente patogeno. All'inizio degli anni 80 sono stati sviluppati i primi vaccini contro l'epatite B. Come hanno inciso negli anni a seguire sulla diffusione della patologia? Questa domanda mi fa molto piacere, perché nell'ambito della gastroenterologia di Padova vi è stata una tradizione molto forte sulla vaccinazione. In Italia è diventata obbligatoria nel 91, ricordo bene quegli anni, e ha dato la possibilità di intervenire su tutti i nati e poi sui ragazzi a 12 anni. Quindi questo ha creato un contesto di controllo del virus che è stato incredibile. In anni abbiamo assistito alla trasformazione proprio dell'epidemiologia del virus B in Italia. Abbiamo ridotto la presenza di positivi al di sotto dell'1%, in alcune regioni ancora meno dello 0,5%. Dal 2003 hanno tolto l'obbligatorietà a tutti i ragazzi e è rimasta soltanto per i neonati, che comunque è importante. Ora,
il secondo modo in cui si è agito in quel momento, contemporaneamente, quindi nello stesso anno, è diventato obbligatorio fare il controllo alle donne in gravidanza. Ecco che questo ha costituito un'altra arma notevole di screening, evidenziare le pazienti, le donne gravide HBsAg positive. E quindi per me resta ancora ad oggi il mezzo migliore per dare proprio questi focolai di virus B che ancora esistono. Già ne abbiamo accennato, ma per approfondire di più l'argomento, quali sono le complicanze a cui può portare l'epatite B? Sì, appunto l'abbiamo detto prima ed è quello che noi dobbiamo evitare. L'infezione provoca un danno al fegato, alle cellule del fegato. Il fegato è un organo incredibile come capacità rigenerativa, quindi può rigenerare le cellule e in qualche modo superare il danno e guarire. Oppure, nel tentativo di questa guarigione delle cellule, purtroppo le altre componenti del fegato, che sono delle fibre, soprattutto di collagene, sostituiscono la parte del fegato, che si chiama parenchima, malato, con queste fibre che hanno la loro evoluzione. Quindi delle fibre formano delle connessioni all'interno del fegato, evoluzione che porta epatite cronica, continua negli anni, porta alla formazione di propri dissetti che collegano parti del fegato, per cui è la cirrosi epatica. Se non viene curato, portare ad uno scompenso della cirrosi epatica, e purtroppo il virus B ha questa associazione così forte con lo sviluppo dell'epatocarcinoma, che è il tumore più frequente del fegato, non soltanto in Italia, ma in tutti i paesi. Si può fare prevenzione quando si parla di epatite B? Per fare prevenzione, perché se noi conosciamo i fattori di rischio di cui abbiamo parlato prima, quindi i giovani devono essere informati che ci vogliono delle norme di sicurezza con tutto quello che può trasmettere l'infezione, come dicevo prima, ci sono dei comportamenti a rischio, i giovani devono essere informati che questi comportamenti a rischio possono portare ad un'esposizione al virus, e poi bisogna fare in modo che entri concettualmente nella mente del cittadino la prevenzione primaria, quindi tutto questo, evitare i fattori di rischio, vaccinare la popolazione. Ad oggi l'OMS ha dato 350 milioni di persone nel mondo che hanno contratto l'infezione. Quindi, se è vero che in Italia con la vaccinazione l'abbiamo ridotta, se abbiamo uno spostamento, quindi dei flussi migratori di persone che vengono da paesi dell'est che hanno un'epidemiologia completamente diversa, un'incidenza di virus B che è numerose volte superiore alla nostra, oppure da paesi asiatici, soprattutto alla Cina, è chiaro che quello rappresenta un contesto di persone che non sono vaccinate, che hanno un'alta incidenza di epatite B, e quindi ecco che cambia anche il panorama, lo scenario di qualsiasi paese come quello dell'Italia, nonostante ci portiamo dietro 20 anni di vaccinazione, ormai anche di più. Quindi ecco, prevenzione dei fattori di rischio e vaccinazione sono i due modi su cui agire, e informazione, comunicazione e informazione ai giovani.